Eccoci, buongiorno, siamo a Livigno, al Garni Oasi. Siamo in compagnia di due giovani che sono i titolari del Garni insieme alla mamma Raffaella, che sono Vanessa, giusto, sì. E Mirko. E Mirko, sì. Ok, partiamo da Vanessa. Vanessa, quando è nato questo hotel, questo Garni? Allora, questo B&B nasce nel 1992. Da mamma Raffaella e papà Battista, che hanno deciso di intraprendere questa strada, e adesso da un po' di anni gestiamo, siamo subentrati anche noi nella gestione dell'albergo. Ecco, vedo che è in continua ristrutturazione, nel senso che ogni anno riammodernate delle stanze, ma anche vedo la hall, sì. Ho visto che avete riammodernato, sì, anche esatto, la sala da pranzo. Ecco, quali sono poi le caratteristiche che offrite ai clienti di questo B&B? Sì, il nostro B&B è un piccolo bed and breakfast a gestione familiare, quindi siamo tutti noi, siamo cinque fratelli con la mamma e papà. Tutti lavorate qui all'interno della struttura? Noi due sorelle e un fratello, okay, per adesso. Okay. E quindi è un piccolo B&B a gestione familiare, offriamo un servizio di camera colazione, abbiamo una sala colazione nel piano sotto, e offriamo una colazione a buffet con sia dolce che salata, abbiamo un deposito riscaldato per i nostri clienti. Le camere sono delle normali camere doppie. Certo. Ma direi che è importante anche la posizione, perché siamo a un centinaio di metri, sì, da siamo Carosello praticamente, 3000, giusto? Esatto, vicinissimi al Carosello 3000, l'impianto di risalita che sale poi a 3000 metri, quindi d'inverno in una posizione comoda, soprattutto per raggiungere gli impianti, certo, di risalita. Vedete anche lo skibus qua, esatto, davanti. Abbiamo, esatto, la fermata dell'autobus qua vicino, quindi per raggiungere anche l'altro versante, il Motolino, abbiamo la fermata a 50 metri dall'albergo, gli autobus a Livigno sono gratuiti, quindi direi che è un'ottima posizione per l'inverno. Molto bene. Ecco, passiamo un attimo a Mirko. Mirko, intanto buongiorno anche a te. Buongiorno. Parliamo di Livigno, visto che tu, immagino, dal fisico sei anche un atleta, e di conseguenza volevo sapere un attimo l'andamento della stagione proprio della località, più che della struttura. Come sono andate le cose quest'anno? Ma la stagione è tuttora in via di sviluppo, perché non siamo alla fine, la stagione chiude alla fine di aprile, inizio maggio, quindi è una stagione lunga per noi a Livigno. È andata bene, sta andando bene, ci sono stati tanti turisti, soprattutto lavoriamo con turismo straniero, dell'estero. Principalmente da dove arrivano i turisti? Allora, principalmente vengono dalla Polonia, dal Belgio, dalla Danimarca, tedeschi e anche italiani. Anche italiani, certo. Comunque, ecco, perfetto. Quali sono gli eventi che catalizzano maggiormente l'attenzione dei turisti qui a Livigno? Ma principalmente... Parliamo di periodo invernale, sì, ovviamente. Sì. Principalmente gli avvenimenti sono... Si parte con l'inizio della stagione a inizio dicembre con la Sgambeda, che è un circuito internazionale di sci nordico. Perfetto. Poi durante la stagione comunque abbiamo altri eventi che riguardano lo sci alpino. Principalmente la località si sviluppa appunto sullo sci. Sullo sci, ecco, per cui ci sono anche piste di sci di fondo, naturalmente. Certo. Quanti chilometri di piste ci sono qui a Livigno? Allora, chilometri di piste sono 115 riguardante lo sci alpino e 40 lo sci nordico. Ci sono eventi, diciamo, da qui alla fine della stagione? Certo, la conclusione della stagione c'è un periodo che va dal 6 aprile quest'anno fino alla fine inizio maggio, per quanto riguarda lo Ski Pass Free, che è una promozione che Livigno offre sia per quanto riguarda dicembre e sia per quanto riguarda aprile, quindi per un soggiorno di minimo 4 notti avete la possibilità di avere lo ski pass gratuito offerto appunto dalle strutture di Livigno. Vanessa, ci vuoi fornire i dati per potervi contattare, vale a dire numero di telefono, indirizzo mail e sito internet? Certo, allora l'indirizzo mail della struttura, quindi se volete mandare un'email così, è info@garnioasi.it.
numero di telefono 0342 970 268, mentre il nostro sito internet, cioè dove trovate tutte le informazioni sul nostro B&B con foto e video, è www.garnieoasi.it. Inoltre sul sito troverete anche il booking online, quindi se volete fare una prenotazione direttamente potete farlo anche dal sito internet. Benissimo, ringraziamo allora Vanessa e Mirko per l'attenzione che ci hanno prestato, e da qui, da Livigno, dal Garnieoasi, è tutto, a voi studio. Grazie. Grazie, vi aspettiamo al Garnieoasi.